Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì, buon inizio di estate. È lunedì, avete tre possibilità in edicola: prendere la verità, prendere panorama, se non l'avete preso da metà di scorsa settimana, recuperare il giallo dell'estate. Ormai siamo alla fine dell'estate, tra qualche giorno non ne parleremo più. Delitto alla Farnesina. Allora, è il tema del gas e delle bollette a dominare i giornali di oggi. Nella giornata di ieri è stato Matteo Salvini a evocare la parola armistizio. Fermiamoci un istante e cerchiamo una soluzione. Carlo Calenda ha avuto buon gioco a dire: beh, questa cosa l'avevo proposta io stesso. Sta di fatto che da destra a sinistra si registra una pressione nei confronti del governo affinché agisca. E invece ci raccontano, paradossalmente, ma neanche troppo paradossalmente, ci raccontano diversi retroscena, unanimi in questo, dal Corriere a Repubblica, dal Messaggero al Giornale, è Palazzo Chigi che frena, che prenderà il suo tempo e non sembra orientato a scostamenti di bilancio, quindi non sembra comunque orientato a interventi di dimensione amplissima. Staremo a vedere. Repubblica insiste sulla scia della terrificante intervista di ieri al segretario della CGIL Landini, che chiedeva l'estensione e l'ampliamento della tassa sugli extra profitti in dimensione pazzesca e estensione anche a banche, settore farmaceutico, insomma, espropria alla grande. Repubblica diceva: ci sarebbe la tassa sugli extra profitti già esistente. È peccato che non stia funzionando e vedremo perché. Il giornale dice invece: ma forse bisognerebbe cercare delle soluzioni più di mercato. Mentre Alessandro De Angelis sulla stampa individua a suo avviso un paradosso. Ma come? Dice: i partiti hanno fatto cadere Draghi e ora gli chiedono di intervenire. A onor del vero, a nostro avviso, occorrerebbe individuare un altro paradosso. Ma questo non viene fatto. Ma perché il governo ha traccheggiato in tutto questo periodo, se l'è cavata con Cerotti, con interventi, anche con molto denaro di sussidio, ma ha negato i problemi? Ancora martedì, al meeting di Rimini, Draghi parlava di un'Italia che ce la farà, tutto con lenti rosa, tutto in positivo. Va bene, e questo sarà magna pars della rassegna. Ci attendevamo che fosse altrettanto rilevante un'altra sezione della rassegna stampa, invece non è così. C'è solo un quotidiano, vedremo quale, che riprende questa questione: il Quirinale e l'incarico per formare il prossimo governo dopo le elezioni. Ieri, sui giornali, ieri era domenica, questa rubrica non poteva andare in onda, quindi riassunto delle puntate precedenti, ieri sui principali quotidiani c'erano due articoli molto diversi. A nostro avviso, politicamente centrato e cogliendo un problema politico vero, Stefano Folli su Repubblica diceva: ma forse non tutto è così chiaro dentro il centrodestra. Davvero la Lega e Forza Italia sono pronti a cedere il passo a Giorgia Meloni, o c'è un problema lì? Invece, in modo molto audace, troppo audace, forse andando oltre ogni limite, o forse confidando nelle sue fonti al Quirinale che, diciamo, lo tutelassero oltre ogni limite, si era spinto veramente troppo in là rispetto ai suoi standard, Marzio Breda, dicendo: ma come? Il Quirinale ritiene. Ha valutato con stupore le frasi di Giorgia Meloni, in cui la leader di Fratelli d'Italia diceva: se vincerò il Quirinale mi darà l'incarico, e diceva sostanzialmente Breda, attribuendo la cosa al Quirinale, è tutto da vedere, anche perché c'è da capire un quadro di compatibilità internazionale, di gradimento da parte delle cancellerie. Le due parole esatte usate da Breda erano la cornice geopolitica, cornice geopolitica. È così grossa l'uscita del Corriere che perfino a Mattarella è parso troppo, e a un certo punto della mattina di ieri è arrivata una nettissima smentita nei confronti di Breda e chissà, forse anche delle sue fonti interne al Palazzo del Quirinale,
E il Colle ha parlato di opinioni dell'estensore dell'articolo. Ecco, noi oggi ci aspettavamo che il Corriere dicesse qualcosa, anche per difendersi, nulla. Che gli altri giornali dicessero qualcosa, no, c'è un solo quotidiano che se ne occupa, vedremo in che termini. Ma intanto, incamminiamoci, le aperture, la verità incredibile. Ora AIFA e Istituto Superiore di Sanità litigano perfino sui morti. L'Istituto di Sanità dice che qui ci sono più vittime Covid perché il paese è anziano, per Magrini sbagliano a contarle e questi sarebbero un modello nel mondo. Intanto è già caos sui protocolli per il rientro a scuola, pezzo da non perdere di apertura firmato da Flaminia Camilletti. Taglio medio, i soldi delle auto cinesi spariti alle Cayman. E di che si tratta? Di un'inchiesta che prosegue di Giacomo Amadori e François de Tonquédec. Vi ricordate della cosa di supercar che doveva essere fatta in Emilia-Romagna, anche facendo oggettiva concorrenza alla Ferrari? C'era stata anche una specie di, come la vogliamo chiamare, di sponsorizzazione culturale, politica da parte di Prodi, o almeno se ne era parlato. E qui Prodi non c'entra niente in questo caso. Da una vicenda giudiziaria USA viene fuori che dei fondi presi da alcuni manager per realizzare l'industria, fondi, va precisato, mai arrivati in Italia, non sarebbero nemmeno tornati in America, ma sarebbero rimasti al Cayman. Così, tra l'altro, la verità che poi ha una serie di rubriche e di interviste del lunedì, vedremo tra poco. Corriere della Sera, i partiti, tregua sul gas, Salvini, serve un armistizio, Calenda dice, vediamoci il piano del governo. Su tutt'altro tema, il Fatto Quotidiano che, diciamo, si prepara e prepara i suoi lettori alla nuova stagione e, secondo il Fatto Quotidiano, stanno per accadere cose orribili sulla giustizia, è la solita destra e rivuole l'impunità parlamentare. Proprio così, non scrivono l'immunità, scrivono l'impunità parlamentare. Foto di Carlo Nordio che si prepara ad essere, diciamo, la bestia nera dei Travaglios, l'ideona di Nordio, Fratelli d'Italia, ministro della giustizia in pectore. Il giornale parte dalle tesi di Landini, ma pure di altre forze politiche, cioè vi ricordate Fratoianni, la patrimoniale, tutte queste cose qua. Con la scusa delle bollette torna l'esproprio. Landini shock, redistribuire il 100% degli extra profitti di banche e aziende farmaceutiche. Poi ancora nel sommario i partiti invocano Draghi che li gela, editoriale di Porro, un alibi per tassare. Il Messaggero, bollette spinta sui sostegni, su altro tema il Tempo, sull'emergenza immigrazione, invasione democratica, dice il quotidiano di Davide Vecchi. La Stampa, caro bollette, i paletti di Draghi, e poi Repubblica, gas, c'è un tesoro negato. La tassa sugli extra utili delle aziende energetiche doveva valere 10 miliardi, lo Stato ne ha incassato soltanto uno. Pioggia di ricorsi contro la riscossione. Ma questo era assolutamente prevedibile. E poi c'è Libero che va all'attacco di Enrico Letta, quando era presidente del Consiglio, Letta Premier, il peggiore di sempre, ma attenzione all'editoriale di Sallusti e a un altro pezzo che parte in prima di Alessandro Giuli sulla vicenda Quirinale. Il Quirinale non è una casa di vetro, dice Sallusti. E aggiunge Giuli, intrighi al Colle, Mattarella ora è infuriato e bacchetta i suoi. Allora, incamminiamoci le segnalazioni dalla verità. Maurizio Belpietro fa un'antologia, un florilegio critico delle dichiarazioni di alcuni esponenti politici, si va da Enrico Letta alla sua collega di partito Di Micheli, alla grillina Carla Ruocco e dice Belpietro, i partiti non hanno chiaro quello che è accaduto e sta per accadere sull'energia. Abbiamo visto Amadori e De Tonquédec, inchiesta relativa alle supercar. Amendolara, altra inchiesta assolutamente da leggere sui cosiddetti fact checker, cioè tutta una serie di personaggi, a questo Puente, altri che si ergono a cassazione di cosa sia vero e di cosa sia falso. E Amendolara smonta, diciamo così, il pulpito etico-politico da cui, spesso più politico che etico, da cui alcuni di questi signori parlano.
Mario Giordano rivolge la sua cartolina del lunedì a Roberto Speranza, chiedendogli conto in generale della mala gestio di 2 anni e mezzo di Covid e in modo specifico delle rivelazioni sugli antinfiammatori che avrebbero potuto svolgere una funzione, se fossero stati maggiormente spinti, molto positiva per evitare le ospedalizzazioni. E poi le interviste, Fabio Dragoni, Sente, Tabarelli, Nomisma, Energia, che tratteggia un autunno-inverno assai difficile e mette nel mirino anche le scelte sulle rinnovabili. È critico sulle rinnovabili anche Giovanni Toti, sentito da Federico Novella. Novella sente anche Carlo Calenda, che propone le sue ricette e poi fa sapere che si candida contro il PD di Roma e contro la suburra romana. Però, insomma, poi era europarlamentare del PD, ora ci spiega che si candida contro la suburra del PD. Poi la Cazzaniga intervista il direttore d'orchestra Barbara Venezzi, che fa sapere: non mi sono candidata con Fratelli d'Italia, ma ritengo di svolgere comunque una funzione civile, insomma, di non stare fuori dall'agorà politica. Mentre Stefano Piazza intervista un'analista politica, Irene Senfter, che racconta l'atteggiamento degli americani in questa fase di inflazione, guerra, eccetera, e preconizza che Trump sarà ricandidato nel 24. Questo volo d'uccello, andiamo in picchiata sulle questioni dell'energia. Ma allora il governo interviene o non interviene? Tutti i partiti da 36 ore dicono a Palazzo Chigi: fai il decreto, fai il decreto. Palazzo Chigi frena. Enrico Marro, siamo a pagina 3 del Corriere della Sera. Queste le riflessioni che si fanno a Palazzo Chigi: calma e gesso. I criteri di azione del governo non possono seguire le frenesie della campagna elettorale. Una cosa è il monitoraggio dell'emergenza energia, che non è mai venuto meno, e l'esame delle ulteriori misure che possono essere messe in campo. Un'altra sono i proclami lanciati dai partiti a poche settimane dal Il sottosegretario alla presidenza Garofoli coordinerà le prime riunioni istruttorie per vedere che margini ci sono. Come minimo, spiegano i tecnici, bisogna aspettare i dati delle entrate a tutto agosto e poi vedere altre risorse disponibili tra i residui di spesa per capire se c'è lo spazio per interventi percettibili, anche se nessuno crede si potrà arrivare ai 20-30 miliardi che chiedono le forze politiche. Detto questo, Draghi, se i partiti gli chiederanno un incontro, certamente sarà disponibile. Ma la linea del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia Franco non è cambiata rispetto al fatto che anche i nuovi aiuti, come i precedenti, non dovranno essere coperti con lo scostamento di bilancio, ovvero con un aumento di deficit, richiesta avanzata in maniera trasversale che Draghi trova curiosa a poco più di 20 giorni dal voto, quasi un escamotage per scaricare sul premier uscente e su un governo in carica per gli affari correnti la grave responsabilità di una decisione che potrebbe andare incontro alle censure della Commissione europea ed esporre l'Italia alla speculazione sui mercati finanziari. Curioso però è l'atteggiamento, perché vabbè, i partiti si sa, sono in campagna elettorale, la sparano grossa, però quello che veniva presentato come lo scudo anti-spread, la garanzia dell'Italia, dice: no, io più di tanto non faccio, perché se no poi Bruxelles se la prende con me e io invece voglio uscire con la camicia immacolata. Naturalmente Marro non dice questa è una nostra rozza traduzione. Poi ci si fa sapere delle cose europee. Entro metà settembre, quindi con comodo, dovrebbero riunirsi i ministri dell'energia dei paesi UE e il 6-7 ottobre ci sarà a Praga il Consiglio europeo, ultimo appuntamento internazionale nell'agenda di Draghi. Come si vede, date lontane rispetto all'urgenza di intervenire per evitare che la folle corsa sui prezzi del gas si scarichi sulle bollette di famiglie e imprese. Le soluzioni andranno trovate in casa, così conclude Marro. Questa sezione del Corriere della Sera è corredata da due interviste a Giancarlo Giorgetti e a Carlo Calenda. Oggi è giorno di interviste su questa materia. Su Repubblica troverete anche Tajani e Tremonti. Tremonti, il quale per un verso in chiusura dice: ah, vedo che sul web mi si esclude da incarichi di governo, questo mi solleva. Dall'altro
dice, ma poi a un certo punto dell'intervista su Repubblica dice, cioè, la situazione è uguale a quella del 2008, quindi il messaggio subliminale è, ecco qui, sono io il demiurgo che può gestirla, vedremo se la Meloni si infilerà, diciamo, nella situazione che poi, diciamo, diversi problemi creò a Berlusconi, avere il presunto demiurgo al MEF, che a un certo punto, diciamo, pensa lui di essere il presidente del Consiglio. Ma non perdiamo il filo. Allora, le interviste, Giorgetti Calenda sul Corriere della Sera, Tajani e Tremonti su Repubblica. Ma vi dicevamo, il dato del giorno su cui i retroscenisti sono unanimi è che il governo non sembra accelerare particolarmente a fronte delle pressioni dei partiti, non solo, ma non vuole fare scostamenti di bilancio. Dimenticavo di dire, Tremonti è l'unico a schierarsi contro scostamenti di bilancio, quindi è già pure lui sulla linea cordoni della borsa stretti. Ma il tono è questo da parte dei retroscenisti su Palazzo Chigi. Vediamone ancora due o tre. Il giornale, Michel Dessì, pagina 2, armistizio sul gas e mandato a Draghi. Ma Palazzo Chigi gela i partiti, tempi non maturi. Volete ancora un'ulteriore conferma? La Stampa, pagina 3, Alessandro Barbera, il gelo di Draghi, no a nuovo deficit. E ancora, stessa linea, il Messaggero, siamo a pagina 2, Andrea Bulleri, i partiti subito aiuti sul gas, ma Draghi prende tempo. Quindi vedete, la lettura è unanime. Ma diciamo, ci sono delle proposte, al di là di quello che farà il governo, abbiamo capito che Draghi sembra orientato, se le cose non cambieranno, a agire nei limiti, nelle pieghe del bilancio esistente e eventualmente, valutando anche le entrate fiscali al 31 agosto, a far tesoro delle entrate fiscali in più che in questo periodo si sono generate, causa IVA, eccetera. Ma i partiti hanno delle proposte concrete, diciamo, principled, così ci capiscono anche i competenti, cioè basate su principi corrispondenti a una visione. Il Messaggero sente Federico Freni, sottosegretario all'economia, esponente della Lega, che si schiera per una soluzione, diciamolo pure, molto statalista, alla francese, sull'energia. Copiamo Parigi, servono prezzi amministrati. E dice Freni, sentito da Andrea Bassi, in Francia il governo ha fissato un prezzo amministrato dell'energia per il consumatore finale che consente un rincaro massimo al 4%. Domanda Bassi. E chi mette la differenza tra il mercato e il prezzo finale? Ce la rimette lo Stato, che siamo sempre noi, però diciamo. Il governo finanzia la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita al cliente finale. Domanda Bassi, si potrebbe obiettare che in Francia c'è un monopolista, EDF, che è stato nazionalizzato e che dispone anche del nucleare a basso costo. Risponde Freni, vero, ma il modello francese può tranquillamente essere adattato alle peculiarità del mercato italiano, composto da una pluralità di venditori di energia anche di piccole dimensioni. Domanda, la soluzione sarebbe in pratica un tetto al prezzo di vendita, non a quello di acquisto, ma non rischia di essere eccessivamente oneroso per le casse dello Stato? Risposta, per coprire la differenza tra il prezzo d'acquisto degli operatori e il prezzo amministrato di vendita serve molta liquidità. Quanti soldi? Circa 25 miliardi in un anno. Così il sottosegretario all'economia che propone in quota Lega la soluzione francese. Vi anticipiamo che nessuno propone invece la soluzione inglese, purtroppo. Sapete che questi giorni va a conclusione il leadership contest per l'elezione del nuovo capo dei conservatori britannici e quindi del nuovo premier. È realistico che vinca l'attuale ministra degli esteri Liz Truss, che ha proposto un mega taglio di tasse. Ecco, forse la discussione potrebbe essere questa. Da un lato, chi propone il mix tassazione alta, sussidi alti, debito alto, e chi invece propone la soluzione lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini attraverso un mega taglio di tasse. Questa opzione in campo politico in Italia non la propone nessuno. La cosa più di mercato che trovate oggi sui quotidiani, ma non è proposta da un politico, ma
da un commentatore di orientamento liberale, è Nicola Porro, che se la prende con Landini e con una certa visione complessivamente tassatoria. Siamo sulla prima del giornale. Il segretario della CGIL Landini chiede di tassare il 100% degli extra profitti, non solo delle imprese energetiche. Il governo stesso ha provato a scovare questi superutili e prevedeva di incassare 10 volte di più. La morale è la medesima: tassiamo a più non posso, vietiamo, aboliamo il lusso, impediamo ai privati facoltosi di spendere e per questa via di redistribuire liberamente il proprio patrimonio per risolvere il problema delle bollette. In Italia solo l'1% degli introiti delle cosiddette tasse ambientali è effettivamente usato per l'ambiente. Le tasse green sono la foglia di fico per giustificare maggiori imposte che altrimenti non verrebbero tollerate. Chissà perché non si impiega la medesima forza per trovare soluzioni più di mercato. In modo bipartisan, come avvenne per il TAP in Puglia, si sta provando a bloccare un rigassificatore a Piombino. A settembre i tedeschi metteranno in opera il primo di 4 impianti in un porto vicino a una centrale nucleare, che peraltro hanno deciso di non chiudere pur avendo i verdi al governo. In tutto il mondo si stanno sfruttando meglio le centrali a carbone e noi ce ne vergogniamo. Si trivella in Adriatico, ma a noi non è concesso. Così, a me pare molto opportunamente Porro nel riproporre una visione e anche la sequenza di no che ci sono stati finora. Ma Porro evocava anche criticamente la questione della tassa sugli extra profitti, che invece piace un sacco a Repubblica, che dice: ma c'è un tesoretto a cui si potrebbe attingere e non attingiamo. Sempre nella Matera, pagina 2 del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, a vuoto la tassa per tagliare le bollette, non versati 9 miliardi. E qui bisognerebbe ricordare che l'acconto era per giugno, fine giugno, si prevedeva dall'acconto di ricevere 4,2 miliardi e sono entrati soltanto 900 milioni. È stato stabilito un ravvedimento operoso il 31 agosto con una maggiorazione piccola del 15%, mentre oltre ci sarebbe una maggiorazione assai più elevata del 60%. E anche per questo avevamo visto prima Marro sul Corriere che Garofoli dice: attendiamo il 31 agosto. Forse attendono di capire se qualche impresa delle grosse energetiche pagherà con ravvedimento operoso e maggiorazione del 15 entro il 31 agosto. Noi personalmente ne dubitiamo. E forse ne dubita anche il pezzo ben costruito, va detto, a pagina 3 di Repubblica stessa di Valentina Conte. Una pioggia di ricorsi, la trincea delle aziende contro il prelievo. E la Conte, nell'ottica di Repubblica, è critica con le aziende che si preparano a fare ricorso rispetto alla tassazione sugli extra profitti. Qui, prendo io 30 secondi di supersintesi, occorrerebbe ricordare un po' di cose. Il 98% delle aziende destinatarie della tassazione sugli extra profitti sono aziende piccole e medie, che quindi verrebbero massacrate. Il 2% sono effettivamente i cagnoni grossi, Eni, Enel, la 2A, eccetera, eccetera, i quali, è ovvio, a tutela dei loro azionisti si guardano bene dal pagare, meno che mai dal pagare anticipatamente. Anche perché, qui sta la chiave della questione, sfiorata anche dalla Conte nella parte conclusiva del pezzo, noi esplicitiamola meglio. Quando, dopo alcuni anni dalla sua vigenza, fu dichiarata incostituzionale dalla Consulta la Robin Tax, che è un po', diciamo, la tassa papà di questa sugli extra profitti, fu fatta dopo la crisi del 2008, eccetera, poi fu dichiarata incostituzionale 6-7 anni dopo. I difensori della tassa dicono come Tremonti, perché era diventata permanente e non era, diciamo, una tantum, non era una tassa eccezionale. Ma la Corte Costituzionale, quando la dichiarò illegittima, non dispose il rimborso per chi aveva già pagato e quindi se la prese in quel posto. Immaginatevi se oggi qualcuno dei cagnoni grossi anticipa i soldi di una tassa. È evidente che non anticipano nulla sapendo che rischiano di non essere rimborsati, semmai adiranno tutte le vie legali possibili, giudice amministrativo, giudice tributario, eccetera. Punteranno a che in via incidentale la questione venga sollevata davanti alla Corte Costituzionale e poi si vedrà. Quindi, come si potesse pensare che il governo potesse veramente incassare 10 miliardi d'amblè da una tassa scritta così, a noi sfugge. Ma
chi siamo noi, figurarsi. Allora, abbiamo visto anche la questione di Repubblica. Ah, resta poi il commento politico di De Angelis sulla stampa. Alessandro De Angelis è critico nei confronti dei partiti. Solo in Italia e il suo incipit, gli stessi che hanno tirato giù il governo poche settimane fa, adesso si affannano a chiedere un intervento urgente che, altro paradosso, il Premier sarà costretto a varare come emendamento al decreto aiuti, non potendo fare un nuovo decreto a Camere sciolte. E solo in Italia, mentre si agita il pericolo per la democrazia, lo si riduce a burletta social nell'alternativa tra pancetta e guanciale. E in fondo ci eravamo già accorti sotto il tendone di CL e Rimini, perché Mussolini e Matteotti non prendevano assieme il caffè come Meloni e Letta alias Sandra e Raimondo. Vabbè, questa è una frase un po' curiosa di De Angelis, che dice il fascismo non c'è, non ci sarà la sera del 25 settembre, ma la democrazia italiana non sta tanto bene in questa campagna elettorale che assomiglia a una grande ricreazione social. E questo è vero, però se De Angelis può avere ragione nel dire che i partiti sono come bimbi all'ora della ricreazione, però non è che il governo che abbia negato la questione per settimane e mesi, incluso il suo amato Draghi, martedì a Rimini con toni di grande attenuazione, ne escano benissimo. Va bene. E altre interviste politiche, non è che ci sia moltissimo. Sulla stampa trovate Matteo Renzi e Francesco Boccia su sponde opposte, su Repubblica trovate Roberto Speranza che naturalmente, ditelo voi cosa dice, il Covid c'è ancora, non sia mai. Ci sono invece interviste anche a conduttori televisivi che tornano, Nicola Porro è sentito da Libero, torna stasera, o che arrivano, Marco da Milano che arriva a carico vostro su Rai 3 e viene sentito da Fabio Martini sulla stampa, naturalmente, citazione di Zavoli, già da Milano è già un maestro, ci fanno capire quelli della stampa. Direte voi, i quotidiani del gruppo GEDI come portano avanti oggi la campagna per dire che la Meloni è cattiva? Allora, oggi è il turno delle cantanti e il caso è rubricato, deve essere una cosa grossa. La pagina 11 di Repubblica, Maria Novella De Luca. Giorgia ci fai paura, le donne della musica in campo contro Meloni. E vediamo chi sono le donne della musica in campo contro Meloni. C'è Elodie, c'è Levante. C'è Giorgia, c'è Loredana Bertè e anche la ventenne Ariete che ha invitato i giovani a non votare la destra. Così facendo arriverà al 30% la Meloni in carrozza. E poi provvedono nella pagina dei commenti, quindi non cantano. Cantare cantano la Bertè, eccetera. Non cantano Ezio Mauro e Corrado Augias che però diciamo, recitano i loro mantra, le loro giaculatorie. Mauro ci dice che la destra ha rinunciato al centro e si chiede, resta soltanto una domanda, in tutto ciò la borghesia non ha niente da dire, così Ezio Mauro, mentre ancora più surreale Augias che dice Giorgia Meloni è più intelligente, tra l'altro mostra di sapere quali delicati equilibri internazionali consentano all'Italia di restare in piedi nonostante il suo mostruoso debito pubblico. Credo che scoraggerebbe manifestazioni del genere, credo anzi che via via potrebbe tentare di liberarsi dalle frange paracriminali dei suoi supporter. Ci fa sapere che ci sono frange paracriminali tra i supporter di Fratelli d'Italia. Attenzione, quella però resta la sua cultura d'origine, in quella compagnia ha passato la giovinezza, lì ha preso forma il suo stato d'animo. Non è ingiustificato il timore che una volta a Palazzo Chigi potrebbe trascurare o peggio i residui valori comuni della convivenza repubblicana. Così, Augias. Va bene, noi siamo francamente allibiti perché ci sarebbero in queste ore ragioni serie per porre a quelli di Fratelli d'Italia questioni stringenti. Ma come? Dite l'interesse nazionale e poi dove c'avete il sindaco a Piombino pure voi non volete far fare il rigassificatore. Dite bisogna intervenire, però poi il vostro guru o paraguru Tremonti dice non si fanno scostamenti di bilancio. Forse questi sarebbero, diciamo, le strade su cui incalzare il partito che è primo nei sondaggi. Invece no, si continua con la Bertè e Giorgia e con Augias e Mauro.
che possono mettersi tutti insieme e fare un gran complesso, ricchi e poveri, però lì non ci sono poveri, sono tutti ricchi. Va bene. L'altra questione che credevamo di trovare più sviluppata sui giornali di oggi, ve l'abbiamo riassunta nel sommario, era la questione Quirinale e il pezzo politicamente centrato, a nostro avviso, di Stefano Folli e invece politicamente avventuroso e inopportuno di Marzio Breda, smentito quest'ultimo. E l'unico giornale che se ne occupa è Libero, con due firme, quella del direttore Sallusti, mai Primadore il Colle aveva smentito con tanta durezza una nota del suo giornalista principe. Cosa sia successo non lo so, ma escludo che Breda, collega che ben conosco e reputo tra i più scrupolosi e attendibili, si sia bevuto il cervello. Quelle teorie descritte non sono frutto della sua fantasia, semmai di quella di qualcuno di autorevole che vive o gravita al Quirinale. Quindi la tesi di Sallusti è che Breda era stato instradato da qualcuno nelle stanze accanto a quella del Presidente della Repubblica. E sulla medesima linea, Alessandro Giuli, sullo stesso giornale, sul Libero, che poi addirittura prende in considerazione una specie di controinterpretazione, perché quando è uscita ieri la smentita del Quirinale, qualcuno sui social ha detto: beh, allora è come se Mattarella avesse detto sono già pronto a incaricare la Meloni. E frena Giuli, in un quadro emotivamente squilibrato come l'attuale, qualcuno già si inoltra in interpretazioni simmetricamente opposte a quelle che hanno originato la precisazione quirinalizia. La nota di ieri avrebbe informalmente aperto a Giorgia la via di Palazzo Chigi, magari con il tacito assenso di Draghi in qualità di premier uscente, indiziato di intrattenere buoni rapporti con la presidente di Fratelli d'Italia. Chissà. Ma siccome, per utilizzare un'espressione apollinea, la giusta misura sta nel mezzo, è realistico pensare che la verità sia a metà strada e che sul colle dei Quiriti si avverte il bisogno di formalizzare subito, con una sola voce e tempestiva che scoraggi anche eventuali divaricazioni interne fra i consiglieri, l'indisponibilità a qualsivoglia pressione partitica e strumentalizzazione mediatica. Così, Giuli. Allora, il nostro tempo è finito, resta un momento per, così, starei per dire fatto personale, ma anche per sorridere. Flavia Pelina, ormai firma di punta della stampa, oggi firma un pezzo sugli animali e la campagna elettorale. Allora, c'è la Meloni con un bel gatto, c'è l'indimenticabile Monti con la cagnetta Empi e naturalmente c'è Berlusconi con Dudù. E la Pelina, diciamo, rilancia la letteratura su Dudù e gli altri, Dudù e chi capitava, diciamo, nelle stanze di Dudù. E a un certo punto la Perina scrive, occhio al caffè, fiorirono servizi sulla vita familiare della bestiola e sulle sue simpatie politiche, con ampia pubblicistica sui metodi per ingraziarsi l'animaletto. Il più furbo, scrive Perina, risultò Daniele Capezzone, virgolette, quindi sarebbe Capezzone che parla. E quindi io avrei detto, direi questo: porto un limone in tasca e lo uso come palla, amicizia assicurata, chiuse virgolette. Quindi, secondo Perina, io sarei andato in giro con i limoni in tasca per farci giocare Dudù e l'avrei addirittura detto. Non dirò cosa abbia in tasca o in testa la Pelina o chi scriva queste cose, tenderei a dire non limoni ma pigne in testa, ma lascio a ciascuno il giudizio, però lascio anche il giudizio su una certa attitudine giornaliera. C'è l'altro Pulitzer del Corriere della Sera, Roncone, che ha scritto per anni senza mai, diciamo, correggersi, eccetera, che invece ero antipatico a Dudù che mi abbaiava contro. Adesso invece c'è la Perina, altra Pulitzer pure lei, che invece al contrario dice: io furbissimo mi ingraziavo Dudù portando limoni. Poi uno dice: ma come mai i quotidiani perdono un 15% di copie l'anno per il limone di Dudù? No, evidentemente no, ma insomma, diciamo, anche queste piccole cose confermano l'attitudine alla cazzata che, diciamo, è il marchio di fabbrica di alcune firme, naturalmente celebratissime.
Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7, starei per dire bau bau, e noi ci ritroviamo domani mattina, da qui ad allora l'augurio della migliore giornata e l'invito, se vorrete, a passare in edicola a prendere Verità, Panorama, Delitto alla Farnesina. Se non lo trovate in edicola, scrivete a ordini@laverita.info.